Partiamo dall'anno scorso, da quei colpi di pistola davanti a Palazzo Chigi che cambiano le vite di chi rimane coinvolto e di chi poi a ricaduta deve farsi carico di tante cose. Intanto come sta suo padre? Beh, papà, dopo la ricaduta che ha avuto a gennaio a causa di una polmonite, inizia piano piano a stare meglio, sta riaffrontando per la seconda volta un percorso di riabilitazione che speriamo possa portare a dei buoni risultati. Le prospettive sono buone, dobbiamo soltanto avere un po' di pazienza e un po' di fiducia. Come cambia la vita di una famiglia normale, di un servitore dello Stato, di una persona che lavora dopo quei colpi di pistola? Beh, viene stravolta, fondamentalmente non ci sono altre parole per descriverlo, perché alla fine devi abbandonare la tua vecchia vita, i tuoi vecchi sogni, i tuoi vecchi progetti, annullare tutto e ricominciare tutto da capo. Quello è l'unico obiettivo che uno si deve prefissare. È però un cammino, mi sembra di capire, che per vostra fortuna non si compie in solitudine, perché c'è l'arma dei carabinieri accanto, ci sono i familiari, ci sono gli amici, ci sono tante persone che dicono non ci vedete, ma ci siamo. In questi mesi ha potuto sperimentare questo. Oh, sì. Siamo circondati da tante persone che ci vogliono bene, a partire dall'Arma dei Carabinieri, i familiari, quando possono mi danno sempre tutti una mano, sono tutti molto disponibili. In realtà è una cosa che non credevo che sarebbe successa, pensavo che sì, l'attenzione sarebbe rimasta all'inizio, poi in realtà piano piano sarebbe scemata, in realtà così non lo è stato. E questo aiuta, anche questo aiuta ad andare avanti, aiuta a darti la forza per poter affrontare sempre le solite disavventure che a volte ti impediscono di poter portare avanti quel piccolo percorso che ti eri prefissato di fare negli ultimi, non so, 20 giorni, un mese. Questi mesi lei ha detto non sto facendo nulla di particolare, perché il dovere di una figlia, di un figlio, è quello di stare accanto a un genitore che ha bisogno. Però arriva questo premio, allora è un premio da condividere con chi? Beh, lo condivido con papà, anche se lui purtroppo oggi non è qui con me, però io sono qui per lui. Il premio me lo danno a me, però è grazie a lui se me lo danno, perché se oggi sono così è anche merito suo, perché sono stata cresciuta con determinati valori. Questa esperienza dolorosa sicuramente, speriamo che si concluda nella maniera migliore. Cosa insegna ad una ragazza che comunque ristruttura la propria esistenza e dice in questo momento le priorità sono altre, poi vedremo? Credo che ciò che insegna è il fatto di imparare che si può contare su noi stessi, che si può pensare di cambiare 1000 progetti nel giro di un anno secondo ed è lì che bisogna trovare la forza per poter poi andare avanti. Possiamo dire in maniera sincera auguri? Volentieri, volentieri proprio.